Ivan, alla fine ci ho provato, ma Ivan ha frenato più forte, più tardi di me, per cui va bene così. Complimenti, e con le parole di Luca Verdini ti restituisco la linea. Fermenta, ciao. Ciao Filippo, grazie. Vediamo intanto gli highlights di questa gara che conclude la giornata del campionato italiano di velocità qui sul tracciato di Monza, con l'ottima partenza di Ayrton Badovini, ma anche di Ivan Goi, che riesce subito a portarsi nelle prime posizioni. È partito anche molto bene Michele Magnoni. Ricordiamo che poi alla fine Beretta riesce a spuntare la settima posizione, il compagno di squadra di Ayrton Badovini, che non ha iniziato nel migliore dei modi questa sua stagione in sella al BMW, ma che sta piano piano recuperando invece la padronanza del mezzo. Si tratta ovviamente della sua prima stagione sulla BMW, mentre fino allo scorso anno correva con la Ducati, e adesso sta decisamente migliorando e sta diminuendo il gap dal suo compagno di squadra Ayrton Badovini, che ha stracciato praticamente tutti gli avversari nelle prime tre gare del campionato Superstock 1000 Coppa del Mondo FMI. Qui hanno corso come wild card, così come anche Michele Magnoni, che ha chiuso in sesta posizione alle spalle di Petrucci, anche lui wild card. E qui vediamo la bella bagarre che vede protagonista anche Verdini, che alla fine chiuderà in terza posizione. E è stato soprattutto un quartetto di piloti ad animare la lotta per la vittoria. Qui vediamo il momento in cui Badovini va al comando, seguito da Ivan Goi e poi da Domenico Colucci, che chiuderà invece poi in quarta posizione, dovendo lasciare la terza piazza a Verdini, che adesso vediamo inquadrato con il numero 23 alle sue spalle. Bella bagarre quindi nella Superstock 1000, che va a concludere questa giornata. Qui vediamo invece la Kawasaki del team Pedercini, che è stato con noi in cabina di commento e guidata da Danilo Petrucci, che è riuscito a sopravanzare Magnoni nelle ultimissime fasi, proprio nell'ultimo giro, conquistando così il quinto posto. Un campionato italiano di velocità che si conferma molto ben organizzato, che si conferma un vivaio di talenti. La federazione, ricordiamo, supporta anche il campionato mini GP, che avrà luogo nel suo prossimo round il 9 di maggio a Corridonia, ma anche la Coppa Italia, che invece scenderà in pista il 16 maggio a Franciacorta. E ricordiamo anche l'impegno nel campionato femminile, mentre intanto vediamo qui le ultime fasi della Superstock 1000, campionato femminile con il trofeo esordienti, che si svolgerà il 27 di giugno a Magione e che potrebbe anche passare dall'unica gara che è prevista fino a questo momento forse a tre tappe, quindi potrebbero esserci altri due appuntamenti. Mentre il campionato italiano femminile si svolgerà in tappa unica sul tracciato di Vallelunga il 12 settembre, quindi sono parecchi gli appuntamenti da tenere in mente. Ma ricordiamo soprattutto intanto il prossimo appuntamento con il campionato italiano velocità, con le classi 600 stock e 1000 stock che Nuvolari seguirà in diretta per tutta la stagione il 20 di giugno dal tracciato del Mugello. Questo è il momento della vittoria di Ayrton Badovini davanti al vincitore di Vallelunga Ivan Goi, che contiene in appena 3 secondi e 9 il suo distacco dal vincitore Badovini, quando si pensava che il pilota della BMW avrebbe potuto invece addirittura dare un distacco ancora maggiore, vista la sua supremazia durante le prove. Viene premiato Luca Verdini, autore di una bella gara decisa, una performance molto determinata che lo ha portato dalla settima posizione in griglia di partenza al terzo posto finale. Lo abbiamo visto anche condurre la gara per qualche tornata, quindi pilota del team MB pesarese, che ha conquistato il terzo posto. Seconda piazza invece per Ivan Goi, e sul gradino più alto del podio il pilota biellese Ayrton Badovini, che si sta confermando un ottimo talento, capace di adattarsi molto velocemente ai vari tipi di moto. L'abbiamo visto protagonista, come vi dicevamo, sia sulla MV Agusta sia sulla
sull'Aprilia, sia sulla Kawasaki, come ricordava anche Lucio Pedercini, che l'ha avuto nella sua squadra nel Mondiale Superbike per alcune gare. Quindi un talento che consente di mettere a punto alla perfezione qualsiasi tipo di moto, anche molto diverse tra loro. Alfredo Mastropasqua, coordinatore del settore velocità della Federazione Motociclistica Italiana, consegna la tabella numero uno nelle mani di Ivan Goi per sancire la sua leadership nel campionato dopo la vittoria di Vallelunga e questo secondo posto. Ed è tutto dal tracciato di Monza. Un saluto da Fiammetta La Guidara, appuntamento quindi il 20 giugno dal tracciato del Mugello con la 600 Stock e con la 1000 Stock. Vi lasciamo ad una bellissima clip con delle immagini spettacolari di questo campionato e a buona continuazione con la programmazione di Nuvolari. Ciao! System.